Buongiorno e buona domenica. Un breve messaggio perché mi sono arrivati in questa mattina diverse segnalazioni sugli articoli pubblicati in alcuni quotidiani nazionali, alcuni che mi chiedevano addirittura delle spiegazioni e quindi trovo necessario spiegare due cose. La prima è che è vero, ero presente alla manifestazione di Alternativa ieri e i giornali, devo dire, sono stati corretti nel pubblicare quella che poteva essere una curiosità politica, cioè della mia presenza lì, e hanno specificato anche che ero lì per lavoro. Tuttavia, c'è sempre spazio per allusioni che non mi piacciono e quindi voglio specificare due cose. La prima è che io lavoro con la deputata Emanuela Corda, alla quale mi lega un rapporto di stima, di fiducia, di profonda amicizia, e il fatto che io sia legata sentimentalmente a una persona che presenta delle dissonanze di tipo politico con quello che è l'alternativa, la mia deputata, non è un motivo per il quale io debba rinunciare al mio lavoro o comunque cambiare lavoro. L'avrei potuto fare, ma proprio per il rapporto che mi lega alla Corda, io ho deciso di continuare. E nel 2022 una donna ha la piena libertà, la propria individualità e non deve sottostare, diciamo, alla figura maschile per decidere quello che è il proprio percorso professionale. Ribadito questo, che mi sembra abbastanza importante, c'è una cosa ancora più importante che però voglio dire, cioè il fatto che io collabori con un gruppo politico non significa che io ne condivida totalmente i pensieri, i punti di vista. Ciò che io penso lo tengo per me per ovvie ragioni e professionalità, anche questa in chi ricopre il mio ruolo. E quindi così faccio, anche perché non mi piace neanche entrare in tutti quei dibattiti, poi social terribili, nei quali anche un argomento come la guerra viene strumentalizzato e ogni commento nasce con una superficialità, una leggerezza che sinceramente non invidio, alla quale non voglio partecipare, quindi mi tengo per carità, mi tengo tutto per me, ma non mi posso tenere questa cosa, cioè a prescindere dal fatto che ieri su quel palco le parole no vax o le parole pro Putin non sono mai state pronunciate e neanche i temi sono stati mai trattati, come qualcuno invece ha voluto scrivere, ma non potrei mai essere associata e non voglio essere assolutamente associata a chi sta causando la distruzione di un popolo, a chi sta provocando morte e una tragedia di questo tipo, a chi se penso veramente a tutto quello che stanno vivendo quelle povere persone, se si parla di milioni di profughi, veramente non. Cioè, è inaccettabile, quindi ci tengo a ribadire che ogni mio singolo giorno è a supporto del popolo ucraino per quello che sta subendo. Quindi sono al loro fianco e questo lo voglio sottolineare. Detto questo, ora è domenica, riprendo il mio tempo libero e le cose che amo veramente, le cose che mi piacciono, quindi la cultura è una relazione da concludere sul Nobel per la letteratura Grazia Deledda e così farò. E grazie, insomma, anche se vi ho rubato 3 minuti e 44, forse un po' troppo, però se vi siete annoiati avete spento prima. Buona giornata.